Sanità Service Pugliesi al centro di polemiche e di inchieste, ma vogliamo cercare di capire qualcosa in più rispetto a questa situazione con l'avvocato Antonio La Scala, che coordina l'ISR ormai da un anno e mezzo. Sono arrivate delle segnalazioni dettagliate in merito a presunti illeciti all'interno delle Sanità Service? Sì, diciamo che tutto nasce da una delibera di giunta voluta dall'assessore Rocco Palese, come lo stesso del resto ha dichiarato, affinché si facesse un po' un controllo sulle Sanità Service in generale. A questo si aggiunge che sono arrivate diverse segnalazioni, alcune firmate, altre anonime, sempre su questioni attinenti la gestione della Sanità Service. Noi abbiamo letto in questi giorni il fatto che la Sanità Service vi ha mandato, le Sanità Service incriminate vi avrebbero mandato dei documenti a riprova di quella che è la loro posizione in merito a questa vicenda. Avete realmente avuto queste carte? Assolutamente no. Noi abbiamo fatto una richiesta formale di documenti, la Sanità Service mi ha contattato e molto correttamente mi ha detto che i documenti sono pronti. Vista la mole degli stessi, che a loro dire è enorme, abbiamo deciso di consegnare i documenti, cioè meglio che la consegna avvenga presso gli uffici della Regione. E quindi siamo in attesa di concordare una data in cui ci porteranno questa documentazione. Ma quindi a livello formale non è ancora pervenuta alcuna documentazione. Ma ripeto, non è pervenuta, ma perché dobbiamo accordarci sulla data di consegna. Quindi allo stato attuale non ci sono stati dei riferimenti documentati da parte delle Sanità? Allo stato attuale possiamo dire assolutamente nulla, perché non abbiamo ancora letto la documentazione che ci devono produrre. E abbiamo letto in questi giorni su Facebook soprattutto, addirittura mettono in discussione il fatto che possano in qualche maniera sussistere ancora le Sanità Service, data la mole di illeciti che presumibilmente si sarebbero riscontrati. Siamo davvero a questo punto? Ci sarebbero irregolarità, anomalie, è chiaro, tutto da verificare chiaramente. Ora, sulla utilità o meno delle Sanità Service, io credo che una pronuncia definitiva la si possa dire solo alla conclusione dell'ispezione, quando avremo esaminato gli atti, e lì si potrà vedere c'è uno spreco, non c'è uno spreco, ci sono ragioni di opportunità che avrebbero evitato o impedito di fare questo, i consulenti nominati sono sempre gli stessi, è vero, e perché, da chi dipende, cioè, ci sono tante condotte che sono perfettamente legali e che semmai agli occhi dell'opinione pubblica sono poco opportune, però tra la poca opportunità e il reato, insomma, ce ne corre, e l'illecito ce ne corre. Quindi io credo che una pronuncia finale, per onore del merito ma soprattutto per onore della verità, la si può fare solo al termine dell'ispezione. Esprimere giudizi prima lo ritengo, proprio sotto un profilo, visto anche il lavoro che faccio di avvocato, lo ritengo un po' prematuro, emettere sentenze di condanna prima del processo.